Un modo per limitare l'inquinamento acustico durante le prospezioni è quello di utilizzare il rumore ambientale prodotto da navi come sorgente acustica. Oppure, se tutti i dati sismici acquisiti nel corso dei decenni dal mondo accademico e della ricerca o dal mondo dell'industria mineraria fossero condivisi, molti rilievi non sarebbero effettuati in quanto i dati esistenti fornirebbero le informazioni richieste. Quali sono gli elementi che possono complicare il lavoro di un geofisico? Riguardo la propagazione di onde acustiche nell'ambiente, questo sia terrestre che marino, è stato molto interessante un esperimento non pianificato che è avvenuto durante il periodo di chiusura, di lockdown per il Covid, in cui è diminuito molto l'immissione di rumore per attività dell'uomo, il traffico terrestre, le auto, i camion, le navi, le imbarcazioni. Per cui questo periodo è stato studiato particolarmente per poter analizzare quella che viene chiamata la soundscape, cioè l'ambiente sonoro naturale, che è molto diverso a seconda degli ambienti, anche in ambiente marino, a seconda acqua profonda, acqua bassa, golfi, aree tropicali, aree polari. E quindi questi 2 anni circa di diminuzione di rumore antropico ha permesso di studiare il rumore naturale che altrimenti viene oscurato quasi completamente dal rumore antropico. Nel vostro lavoro vi capita anche di risolvere delle emergenze? Una volta ci è capitato in occasione della Costa Concordia, era un venerdì pomeriggio e siamo stati chiamati per partire al sabato mattina all'alba per essere pronti a fare un rilievo multibeam in questo caso, per conoscere meglio il fondale su cui poggiava la Costa Concordia. E poi il rilievo è stato fatto in tempo reale, arrivati giù, fatto il rilievo, acquisito i dati ed elaborati subito e consegnati alle varie ditte che erano presenti per il recupero della nave. Ma si possono ancora fare scoperte durante i rilievi batimetrici dei fondali marini? Durante questi transiti mi è capitato di acquisire dato a profondità di circa 3200 metri in cui questa mappa aveva una differenza rispetto al dato multibeam di 1200 metri. Quindi c'era un errore di 1200 metri rispetto a 3200 di profondità. Sono errori molto grandi e vi danno il senso di quanto poco conosciamo i nostri fondali. In un'altra area, in questi pressi, mi è capitato di acquisire dato e abbiamo navigato sul cratere di un vulcano che non era stato mappato. E quindi è importante sottolineare lo sforzo che fanno le navi nell'acquisire i dati e fornirli poi a queste tipologie di mappe per questi progetti che finiscono di fatto in Google Earth. Pensate che in Antartide, dove si sa veramente molto poco, sono le foche anche a fornire informazioni, perché ci sono un certo numero di foche monitorate con dei sensori per scopi biologici, che però danno anche informazioni, per quanto un po' approssimative, sulla profondità a cui vanno, si immergono. E alle volte risulta che questi tuffi sono centinaia di metri più profondi di quello che è il fondo del mare, per quello che si sa, perché in effetti in certe zone le informazioni sono molto scarse. Interagite anche con altri animali? Mettendo al fondo questi sismometri da fondo e dovendoli recuperare, la zavorra, che è un pezzo di ferro a perdere, rimane sul fondo e lo strumento sale e si sa quanto tempo ci mette a percorrere il tragitto. E in Antartide è successo che, recuperando uno di questi strumenti, lo strumento tardava ad arrivare, e si temeva che fosse stato perso, fosse successo qualcosa, e alla fine è arrivato in superficie con sopra un grosso polpo, che ovviamente col peso l'aveva zavorrato ed è salito molto, molto lentamente. Grande sospiro di sollievo, poi il polpo ha dovuto essere tolto. Ovviamente c'è stata una discussione perché qualcuno era a favore dell'inserirlo nel menù, ma essendo Antartide area protetta, il polpo è stato rimesso in acqua e l'aneddoto ha avuto un lieto fine.